Il Consiglio regionale si è riunito in seduta straordinaria per parlare della guerra in Ucraina. La seduta, richiesta e condivisa da tutte le forze politiche, è iniziata con un minuto di silenzio per commemorare le vittime della guerra e si è conclusa con l'approvazione all'unanimità della mozione comune che esprime la più ferma condanna per l'invasione, la piena e totale vicinanza e solidarietà alla popolazione civile colpita dal conflitto e a tutti gli ucraini che vivono e risiedono in Toscana. È stata espressa solidarietà anche a tutti i manifestanti russi che, per aver espresso pubblicamente la loro contrarietà all'azione militare promossa dal Cremlino, sono stati arrestati. La mozione impegna la Giunta ad attivarsi presso il governo italiano affinché si perseguano con sempre maggior forza, tramite una posizione univoca delle istituzioni dell'Unione Europea, le iniziative diplomatiche di contrasto all'aggressione in corso, assumendo le misure necessarie per un'immediata cessazione del conflitto militare in Ucraina e per trovare una soluzione pacifica alla crisi tra la stessa Ucraina e la Federazione Russa. Si chiede infine alla Giunta di attivarsi nei confronti dell'esecutivo per porre in essere tutte le azioni utili per tutelare le aziende italiane colpite dalle sanzioni nel frattempo adottate dal governo russo. La Toscana oggi ha fatto la sua parte con una risoluzione che da un lato si esprime con una valutazione di assoluta condanna verso quell'aggressione che Putin ha animato verso un popolo che in modo democratico si era scelto i propri organi di governo, che stava vivendo il suo percorso di sviluppo e di crescita e che senza giustificazioni plausibili è stato aggredito e invaso, come purtroppo nella peggiore tradizione che la storia ci insegna, penso all'aggressione dei Sudeti nel 38-39 da parte di Hitler. È evidente che noi dobbiamo essere molto attenti come Europa alla situazione in Ucraina, perché l'Europa vive l'Ucraina come il baricentro, il cuore del vecchio continente. Ecco quindi oggi la necessità di lavorare per accogliere gli ucraini profughi. Il ragionamento che sempre più si fa è che arrivano in queste interminabili code al confine le famiglie ucraine. Di qua dal confine viene la moglie e i figli, di là il padre che li ha accompagnati prende parte per combattere. È qualcosa di commovente, come qualcosa di drammatico vedere i bombardamenti che abbiamo visto sulla televisione anche stanotte. E quindi dobbiamo essere davvero vicini a queste famiglie, saranno in prevalenza donne e bambini che arriveranno. Noi li accoglieremo negli alberghi sanitari. Ancora, diciamo così, il senso dell'accoglienza si è sviluppato nei paesi confinanti e conseguentemente Polonia, conseguentemente la Romania. Non c'è ancora un vero e proprio arrivo di ucraini. Non ci dobbiamo aspettare una situazione tipo quella dell'Afghanistan, quando eravamo con i nostri aerei a organizzare l'arrivo e quindi ben a programmare. Ce li dobbiamo aspettare da un momento all'altro, perché magari arrivano con un pullman che chissà chi guida, con forme assolutamente non conosciute con cui arrivano qua, ma a quel momento dobbiamo essere pronti. E noi, utilizzando quelle strutture che avevamo fatto per l'isolamento dei malati di Covid, ma il Covid sta sempre più decrescendo e quindi non vi è questa utilità, le utilizzeremo per i profughi. Io voglio essere chiaro, anche il solo mettere all'ordine del giorno della stampa, del dibattito, le conseguenze economiche come primo punto porta a un'informazione distorsiva. Oggi noi dobbiamo dire che i diritti che nascono dal desiderio di libertà, di democrazia, di autodeterminazione dei propri governanti, sono diritti non negoziabili, passano prima a tutto. Se c'è da fare sacrifici, noi li facciamo, perché un popolo come il nostro, di 49 milioni di persone, che è il popolo più antico fra i popoli di origine slava del centro e del nord Europa, è stato messo di fronte a un'aggressione brutale di un dittatore che senza giustificazioni ha voluto fare una scelta militare, e l'Italia, che nella propria Costituzione dice ripudia la guerra, non può accettare passivamente una cosa del genere. Oggi bisognava che venissero fuori tre cose fondamentali. La prima,
no a questa guerra che fa male alla popolazione ucraina, ma fa male anche ai valori della democrazia e della libertà della nostra Europa. Dire e dare sostanza alla popolazione ucraina, alle cittadine, ai cittadini, alle bimbe e ai bimbi che stanno vivendo giorni di terribile sofferenza, mandare un messaggio per quello che è possibile a chi costruisce ponti in queste ore, che la pace è l'unica via percorribile. Bisogna ritrovare una strada di libertà e di democrazia. Siamo pronti ad accogliere da subito i primi profughi. Lo faremo mandando anche un messaggio forte, che è quello di creare momenti di sensibilizzazione nelle scuole, coinvolgendo le ragazze e i ragazzi, perché senza la pace non c'è futuro per i nostri territori. A me prima di tutto preoccupano la situazione che vivono milioni di persone in Ucraina, le violenze, le bombe che arrivano nelle loro case, il doversi rifugiare, i bimbi che nascono nelle metropolitane. Dà il senso di che cos'è una guerra. Io non l'ho mai vissuta una guerra, e penso che quelle immagini, che ormai sono davvero vicine a noi, fanno molto male. Fa bene l'Europa per cercare, la NATO, per cercare di trovare la pace, anche a mettere, come dire, dei vincoli al sistema economico e finanziario. Io penso che si possa risolvere questa guerra anche se l'elite russa ci aiuta in questa direzione, se danno un loro contributo, anche perché capiscono che i loro interessi diventano più deboli in una guerra di questo genere. Credo che sia una delle poche iniziative che abbia un senso forte di pace da mettere in campo, quella di limitare le possibilità di utilizzo delle risorse da parte del sistema economico russo. E se non si faceva questa, l'altra soluzione era il conflitto. Io penso che il conflitto invece vada fermato in ogni modo. Dalla Toscana non poteva non uscire un richiamo forte al sostegno e al rafforzamento di tutte le iniziative diplomatiche di contrasto alla continuazione del conflitto bellico, e poi il sostegno a tutte quelle sanzioni che l'Europa è stata capace questa volta unitariamente di combinare nei confronti del governo russo. Ora occorre aprire corridoi umanitari, occorre dare la disponibilità, come ha fatto con prontezza il presidente Gianni, per quanto riguarda l'accoglienza dei profughi. Vediamo ancora una volta quanto sia necessario che l'Europa abbia sempre di più, che si doti di una politica estera e di una politica di difesa comune, che associ le proprie politiche per avere un'indipendenza energetica, magari legata alle fonti più rinnovabili, che sia quello spazio, che diventi quel soggetto politico, così come i costituenti l'avrebbero voluta e come ci ha lasciato in eredità David Sassoli. Vale a dire un'Europa che sia lo spazio della politica, della democrazia e della pace. Credo che ognuno di noi, ad iniziare dai rappresentanti delle istituzioni, in questo senso devono sentirsi impegnati a lavorare. La nostra posizione è una posizione chiara, è una posizione di vicinanza all'Ucraina e ai cittadini ucraini, e anche di vicinanza a tutti coloro che in Russia stanno manifestando contro la guerra e vengono arrestati, perché se per noi è qualcosa di normale andare a manifestare, in questo momento in Russia non lo è. Quindi quello che è avvenuto probabilmente nessuno se lo aspettava. Certo, ci sono delle colpe da riconoscere all'Occidente, anche agli Stati Uniti e anche all'Europa, che non dobbiamo tralasciare, perché riteniamo che gli errori devono essere anche corretti poi in un futuro, per cercare di fare in modo che le cose migliorino. La più grande colpa dell'Europa è stata quella di non avere una politica estera unitaria all'interno dei propri paesi, e quindi questo ci rende deboli nelle trattative, ci rende deboli quando dobbiamo andare a cercare di placare alcune situazioni. Ovviamente noi, l'abbiamo detto fin da subito, siamo a favore dell'accoglienza di tutti coloro che scappano dalla guerra, ma la Lega questo l'ha sempre detto, non solo in questo caso. In questo caso si tratta soprattutto di persone anziane, donne e bambini, ma crediamo che non solo l'Italia ma tutta l'Europa debba fare la sua parte per cercare di aiutare quelle famiglie che stanno lasciando la propria casa non perché lo scelgono, ma perché temono per la propria vita e per la vita dei propri figli. Vediamo un fenomeno che è
incredibile. Donne, bambini e anziani che si spostano e cercano riparo oltre confine e uomini che rientrano nel proprio paese per combattere una guerra, per difendere quella che è casa loro. Quindi in una situazione di questo genere è certo che chi ha i paesi vicini, ma tutta l'Europa, non si può voltare dall'altra parte. In fin dei conti l'Ucraina è un paese che si sta avvicinando molto all'Occidente e all'Europa. Non dobbiamo sottovalutare le preoccupazioni della Russia, perché è sbagliato, perché comunque le abbiamo lasciate un po' troppo in disparte, forse rispetto all'importanza che avevano già qualche anno fa. Pensiamo oltretutto che le sanzioni alla Russia possano essere utili, perché devono ovviamente essere minate a non incentivare la guerra, ma a trovare un regime di trattativa che poi porti il prima possibile al cessate il fuoco. Però devono essere sanzioni intelligenti, perché noi per primi rischiamo di rimetterci, non possono essere sanzioni boomerang. Noi in Toscana siamo una delle regioni che più esporta in Russia. Abbiamo visto dei dati dell'anno scorso, del 2021, si parla di 300 milioni di euro, ma nel 2015 siamo arrivati a 800 milioni. E questo significa dare un altro brutto colpo ad alcuni settori della nostra regione, come il settore dell'agricoltura, il settore della manifattura, quello della moda. Quindi dobbiamo chiedere anche allo Stato, ma anche a quell'Europa che dobbiamo di fatto ricostruire e migliorare, di cercare di guardare oltre i confini dei singoli stati, ma di aiutare tutte quelle strutture, quelle aziende e quelle industrie che avranno bisogno post-Covid, ma anche post-sanzione alla Russia. Diciamo che dovendo trovare un punto di diversificazione con le altre forze politiche, forse l'autocritica fatta all'Europa, perché non ho sentito da parte di nessuno un'autocritica doverosa nei confronti dell'Europa. Non possiamo far finta di pensare che il conflitto tra Russia e Ucraina nasca ieri. Il conflitto nasce e affonda le radici nel recente passato, penso alle rivoluzioni colorate del 2014, ma non solo. E il vero grande assente in tutto questo è l'Europa. Perché se uno prova ad andare a ritroso fino a quando negli anni 90, dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la fine dell'Unione Sovietica, l'Ucraina, insieme forse alle Repubbliche Baltiche, era tra gli stati che più di ogni altro sognava finalmente il ricongiungimento di quelli che erano considerati fratelli separati al di là della cortina di ferro. E io credo che l'Europa occidentale, che avrebbe dovuto fare da traino per creare una vera identità europea, un vero Stato europeo in grado di contrapporsi economicamente, militarmente, culturalmente a chi stava fuori dai confini europei, non si sia mai realizzato questo processo. Un processo che veniva sognato paradossalmente dagli ucraini, dai polacchi, dagli ungheresi, dai baltici negli anni 90, probabilmente perché perché finalmente liberi dal giogo comunista, e poi questo processo non si è mai concretizzato. Oggi l'Europa è riuscita a mettere in tasca a tutti noi una monetina uguale da un euro, ma non è riuscita a creare né una politica economica comune, né una politica estera comune, né, peggio ancora, una politica militare comune. Ecco, e questo ci dà finalmente, da una parte, il motivo di aprire un ragionamento importante sull'immigrazione. Perché per troppo tempo si è puntato il dito contro la destra, dicendo la destra razzista, xenofoba, brutta e cattiva, non vuole accogliere i profughi. Noi oggi siamo stati quelli che hanno chiesto che nel documento unitario votato in Consiglio regionale venisse esplicitamente fatto un riferimento al dovere di accogliere i profughi in fuga dall'Ucraina. Perché tu sei profugo e io ho il dovere di accoglierti e di farti star bene, di farti sentire a casa e di farti sentire vicino, per quanto possibile, a uno che scappa abbandonando tutto, ovviamente, quando tu fuggi da una guerra, quando tu fuggi da un pericolo. Noi criticavamo, e continueremo a farlo per sempre, quel finto buonismo che spaccia per profughi dei ragazzi di 20 anni, belli, palestrati, con le Nike e il cellulare, che non si sa da cosa fuggono, ma pretendono di venire a essere campati in Italia. Quelli non sono profughi. E lo dico anche a luce di quanto sta succedendo, perché lo Stato che oggi è in prima linea in Europa per accogliere i profughi dall'Ucraina è la Polonia.
È quella Polonia che la sinistra fino a una settimana fa demonizzava come il nuovo, dopo Orban, dopo l'Ungheria, il nuovo Stato sovranista, brutto, cattivo, razzista. La dimostrazione è che quando arrivano i profughi veri, tu li accogli, quando arrivano i furbetti delle passeggiate, probabilmente penso a tutelare prima i confini nazionali, prima i miei fratelli. Sui confini nazionali ci sarebbe da fare un'altra intervista, perché mi fa sorridere che oggi la sinistra ogni 3x2 usa il termine confini nazionali, quando fino a ieri erano i no border, il non esiste confini, l'abbattimento e il superamento di tutte le frontiere. Va bene. Io a titolo personale, anche in rappresentanza del Consiglio regionale, ho voluto deporre un mazzo di fiori di fronte all'ambasciata dell'Ucraina nei giorni scorsi, perché questa guerra così feroce e così ingiusta stava producendo dei morti anche civili, e con una ferocia senza precedenti che rimette le lancette indietro di tanti anni. E oggi però è importante, arriva un segnale forte dalla Toscana in maniera unitaria, tutte le forze politiche votano un documento che condanna fortemente quanto la Russia sta facendo in termini militari, che mette in discussione il livello di sovranità e di autonomia di un popolo, di una democrazia che sta faticando ma che sta resistendo. Da parte nostra ovviamente il sostegno nei confronti del popolo ucraino, la disponibilità ad accogliere tutti coloro che riusciranno a fuggire, i profughi, dare una forma di assistenza, di accoglienza, e soprattutto una Toscana che grida con forza che serve la linea diplomatica, che serve la pace, una Toscana che prova anche a raccontare quello che sta succedendo anche alle nuove generazioni, ai ragazzi che per la prima volta si trovano di fronte a una guerra che purtroppo viene comunicata costantemente sui social e ne deforma anche la rappresentazione tra chi vuole negarla e chi vuole enfatizzarla. Quindi un contesto al quale non eravamo abituati, che la Toscana prova a mettere un argine cercando di dare seguito a quello che in questi giorni è avvenuto, essendo una terra di diritti, essendo una terra di pace. L'accoglienza delle persone che soffrono è un dovere da parte di qualsiasi popolo, l'altro è sempre e comunque una persona ad aiutare, l'ho detto nella mia relazione, e credo che sia importante accogliere tanti profughi e dare loro sostegno, dare loro un aiuto, ma allo stesso tempo stare vicini a chi in Russia sta iniziando a protestare, sta iniziando ad avere consapevolezza che forse quel regime può essere considerato arrivato al capolinea e magari è proprio lì che può determinare, diciamo, anche una rivoluzione dolce, e mi auguro che possa essere quella la forma di non violenza, una rivoluzione nuova che possa veramente allentare questa tensione crescente nel mondo. La condanna verso questa aggressione incredibile nei confronti dell'Ucraina deve essere ed è stata unanime, ferma, solida e inflessibile, ma dovrà essere declinata soprattutto in solidarietà e vicinanza a tutta la comunità ucraina, quella che ancora oggi si trova nel paese natale, in questa situazione incredibile per il nostro secolo, ma anche alla popolazione che risiede stabilmente in Italia, in Toscana. Una solidarietà anche morale e concreta. L'Istituto degli Innocenti di Firenze si sta già preparando per accogliere, grazie al Ministero degli Affari Esteri italiano e al Ministro Luigi Di Maio, si sta preparando ad accogliere i bambini che sono sempre le vittime incolpevoli più fragili di questi conflitti. Però questa solidarietà dovrà essere accompagnata anche da una riflessione seria di quelle che sono le dinamiche internazionali, in un ruolo più forte che deve essere invocato dall'Unione Europea, che deve avere una politica internazionale unita nei confronti di situazioni di questo genere. Dobbiamo continuare a ragionare in termini di diplomazia internazionale. Personalmente io credo che l'invio delle armi, prima ancora degli aiuti umanitari, non sia, anzi non deve essere, una delle mosse strategiche della comunità internazionale nei confronti di questo conflitto. Noi non dobbiamo soltanto invocare la pace, noi dobbiamo produrla. La pace è qualcosa che va conquistato ogni singolo giorno. E credo fermamente che in questo momento la riflessione che debba essere fatta è quella del ruolo che la comunità internazionale deve avere. Le Nazioni Unite devono riuscire anche loro a fare una voce più forte nei confronti della Russia. La mia critica è che le sanzioni internazionali spesso, anzi quasi sempre, storicamente, e lo ha visto anche l'Osservatorio delle Politiche Internazionali,
danneggiano gli ultimi, i più poveri, i più deboli, se si pensa con le sanzioni di riuscire a indebolire il governo russo, della Federazione Russa o gli oligarchi, io credo che sia la strada sbagliata, servono delle politiche più mirate, di nuovo serve la diplomazia internazionale, quella forte. Noi siamo estremamente preoccupati di quello che è successo, siamo vicini al popolo ucraino e siamo vicini anche al popolo russo che è colpito tanto quanto il popolo ucraino, perché in guerra non ci si va a cuor leggero, sono due nazioni che non solo sono vicine ma alcuni familiari stanno in Ucraina e i combattenti stanno in Russia e abbiamo evidenziato come vi sia anche il fallimento della politica dell'Unione Europea, la politica dell'Unione Europea che non ha un contingente militare unitario, che non ha una politica di difesa unitaria, che non ha una politica economica unitaria, si parla tanto di Unione Europea ma ci unisce soltanto la moneta. Poi abbiamo la Francia che tratta i gasdotti da sola, abbiamo la Germania che ha concluso un proprio gasdotto, non ricordandoci che la politica energetica italiana dipende per il 60% dalla Russia, cioè dal gas che ci arriva dalla Russia. Quali saranno le ripercussioni per le famiglie e per le imprese italiane? Già colpite dall'aumento del 50% del costo del gas e forse avranno le bollette nei prossimi mesi che saranno il 200% in più rispetto ai mesi precedenti. Ecco perché con forza chiediamo una politica unitaria dell'Europa e anche il fallimento dei servizi di intelligence europei. Non si tiene in considerazione la geopolitica mondiale, stiamo spingendo la Russia nelle mani della Cina, forse il prossimo conflitto sarà proprio la Cina con Taiwan. Ecco, come non si fa a non capire che in un momento come questo sulla Russia doveva esserci un'attenzione diversa? Ricordo gli accordi di Pratica di Mare del 2002 del presidente Berlusconi, dove mise allo stesso tavolo la NATO e la Russia, dove c'erano seduti allo stesso tavolo Bush, Putin e il presidente Berlusconi, che in quel momento faceva da mediatore di tutto quello che invece vediamo oggi diventare come un conflitto. Ecco, siamo preoccupati per quello che sta succedendo, auspichiamo che si arrivi ad una conclusione del conflitto il più velocemente possibile, ma dall'altro non possiamo non tenere in considerazione che occorre disegnare un'Europa diversa. Se vogliamo l'Europa, dobbiamo avere un'Europa che parli con una voce unica, che abbia una politica economica unica, che abbia una politica di difesa unica, che abbia un esercito unico e si arrivi addirittura a votare in maniera democratica il proprio presidente, perché così non funziona e ci renderemo conto del fatto che non funziona proprio perché gli accordi che l'Europa ha voluto, cioè l'abbassamento del 50% delle emissioni di CO2 entro il 2030, ha escluso da questo accordo proprio quelli che sono i paesi che inquinano di più al mondo, non tenendo in considerazione che tutto questo avrà delle ripercussioni per le nostre imprese e per le nostre famiglie. Io credo che l'Europa abbia dimostrato grande fermezza nelle sanzioni economiche che avranno delle ripercussioni anche per il nostro paese, mi auguro che l'Europa si faccia carico proprio per le ripercussioni economiche che ci saranno, di tenere in considerazione che l'Italia è uno dei paesi più colpiti, l'ha detto con grande forza il Premier Mario Draghi. Credo che abbia dimostrato altrettanta fermezza su due questioni fondamentali. La prima è che per la prima volta l'Europa darà le armi all'Ucraina, pagate dall'Unione Europea. Non era mai successo nella storia dell'Unione Europea. E il secondo tema è che c'è il tema dell'accoglienza diffusa dei profughi, cioè i profughi potranno scegliere da soli dove andare. L'Italia si è dimostrata sempre in grado di fare un'accoglienza diffusa. Il presidente Gianni ha parlato a nome di tutti noi quando ha detto che siamo pronti, partendo da quello che avevamo già fatto con il Covid. Sono convinto che la rete di solidarietà, il terzo settore, la rete dei comuni, partendo dall'interlocutore principale che è la Regione Toscana, sarà in grado di dare una risposta, e ci mancherebbe che non fossimo in grado di dare una risposta, e ci mancherebbe che non accogliessimo chi scappa da una guerra. La Toscana lo ha sempre fatto in maniera molto orgogliosa e noi come Forza Italia lo rivendichiamo e saremo al fianco del presidente Gianni e di chi vorrà sostenere questa iniziativa. È chiaro che in queste situazioni l'unità che tutto il Consiglio regionale dimostra, e quindi la solidarietà al popolo ucraino e la condanna unanime di questa azione di guerra portata avanti dalla Russia, sono temi sui quali assolutamente non ci si può dividere. È chiaro che siamo di fronte a una situazione estremamente delicata, non sappiamo quelli che saranno gli sviluppi da qui a poche ore. Ci sono però anche dei contraccolpi che tutta questa situazione sta portando nel nostro sistema economico soprattutto. Questa mattina ho tenuto a precisare come
pur di fronte a gesti assolutamente condivisibili di condanna di tutta questa vicenda e quindi della nostra massima aspirazione a che ritorni la pacificazione in quell'area, noi rischiamo di subire un contraccolpo economico rilevantissimo. Ed è il momento questo che anche la Regione Toscana si faccia sentire, convocando, credo, il prima possibile, almeno lo auspico e lo riterrei opportuno, tutte le associazioni, i sindacati, per fare un fronte comune affinché veramente si pongano in essere tutte quelle azioni, quelle iniziative che in qualche modo possano fare anche da contraccolpo a una situazione che sul fronte dell'import, dell'export, ma anche sul rincaro delle materie prime, delle fonti di energia, che già nei mesi passati hanno fatto sentire il loro carico su imprese, aziende e anche sui cittadini, ecco, questi sono temi che credo dovranno comunque sia essere affrontati. Bene l'accoglienza, bene la condanna dell'azione militare, ma ora occorre anche agire sul piano economico, perché altrimenti dopo 2 anni di pandemia noi rischiamo davvero di ritrovarci con un'economia veramente, veramente a pezzi.